Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito da parte del Fatto Quotidiano e grazie a questa comunità. Prima Stella parlava dell'importanza di pubblicare determinate immagini, dell'importanza della cosiddetta controinformazione o informazione, ormai è la stessa cosa. Io dico spesso che se non fosse importante il lavoro di controinformazione il sistema non investirebbe così tanto nella disinformazione, dunque è fondamentale insistere. Se il TG1, un telegiornale inguardabile che giorni fa ha osato trasformare il servizio pubblico in un appendice, dice posta per te, che ha seguito il caso San Giuliano, del quale a me non me ne frega niente di fronte ai massacri che ci sono, mostrasse l'1% delle immagini che arrivano da Gaza, tutto il mondo si renderebbe conto che oggi Israele è il peggior stato terrorista al mondo. E così deve essere trattato, come uno sceno stato terrorista che pratica la pulizia etnica per arrivare al principale obiettivo. L'espulsione di tutti i palestinesi dai cosiddetti territori occupati, la Samaria o la Giudea, come viene chiamato, come vengono chiamati quei territori in Israele, i territori occupati, la Cisgiordania, la West Bank, e questo è l'obiettivo. E non a caso sono partiti da nord, da Jenin, dal Tulkarem, da quelle città. È la stessa identica azione che hanno fatto a Gaza, partire da nord verso sud, spingerli verso il valico di Rafah, che non è stato poi ancora aperto, anche perché gli egiziani non vogliono i palestinesi, e questo apre lo scenario anche sull'ignobile comportamento dei paesi arabi di fronte appunto a questo sceno tentativo di pulizia etnica e, a mio modo di vedere, di genocidio. Questo è l'obiettivo, ma è scritto nero su bianco da documenti, vengono votate provvedimenti dal Parlamento israeliano. Sappiamo tutto, o meglio, coloro che non si voltano dall'altra parte sanno. Poi esiste una fetta ancora consistente della pubblica opinione mondiale e europea che appunto ritiene che Israele si stia difendendo, che la responsabilità è tutta, che tutto sia partito il 7 ottobre. Balle, balle su balle. Sono decenni che i palestinesi sono sotto occupazione, sotto apartheid, sotto colonizzazione, che viene praticata la pulizia etnica. Io ci sono a Gaza persone nate nelle tende, anziani nati nelle tende, fuggiti durante la Nakba del 47-48 e morti nelle tende sotto le bombe israeliane. Oltre 200 bambini sono nati e morti dal 7 ottobre in poi. Nati durante, non la chiamiamo guerra perché non è una guerra, è un massacro compiuto da uno degli eserciti più importanti del mondo, supportato dall'esercito più potente del mondo, a danno di una popolazione che vive all'interno di un territorio grande quanto un terzo del comune di Roma. Questa è la realtà. Io, quello che purtroppo, io seguo da tanti anni la questione palestinese, sono stato tanti anni nei campi profughi palestinesi, in Libano, dove la situazione è devastante. Io non ho mai visto nulla di simile e non sono stato a Gaza. Poi recentemente, come dici tu Maddalena, sono stato anche grazie al Fatto Quotidiano, che veramente ringrazio questo. Io, qui c'è Marco Travaglio, non sono sempre d'accordo con lui su questioni di politica interna. Gli devo dire grazie perché è veramente uno spazio libero il Fatto Quotidiano. Quando si dice abbonatevi, eccetera, non mi hanno mai cambiato una virgola a quello che ho scritto, anche quando magari ho scritto delle cose sulle quali Marco non si trovava d'accordo. Il Fatto Quotidiano, rispetto alla guerra in Ucraina, si è comportato come un mezzo di informazione, credo, patriottico in un certo senso, no? Perché abbiamo la donna, madre cristiana e vigliacca che fa finta di essere una patriota e che tace di fronte a 16.500 bambini massacrati dai terroristi di Stato ai quali lei dà supporto politico e copertura in un certo senso anche mediatica, no? E il Fatto Quotidiano permette di pubblica Marco anche Massimo Fini, che è qua in prima fila, uno degli uomini più anticonformisti, coraggiosi anche, e tutto quello che Massimo scrisse anche sul Fatto Quotidiano rispetto alla guerra in Afghanistan si è sempre verificato. Allora, il problema principale è l'informazione, perché se ci fosse appunto un'informazione, per questo il TG1 non pubblica le immagini chiaramente che venivano da Gaza. Io non credo più a nulla di quello, non credo mai alle versioni ufficiali né israeliane né americane. Non fa di me un anti-americano, neanche un antisemita questa roba qui, anche perché ricordo per filo e per segno le balle che ci hanno raccontato. Le due più grandi guerre dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, dal punto di vista distruttivo, sono state la guerra in Vietnam e il secondo intervento, guerra, invasione americano in Iraq del 2003. 2 milioni di morti in Vietnam, 600.000 morti in Iraq tra morti dirette e indirette. Non è che sono meno morti dei nostri morti perché hanno la pelle diversa o perché sono musulmani, sciiti o sunniti che siano, tali e quali. Ecco,
La guerra in Vietnam venne giustificata alla pubblica opinione grazie al famoso incidente del Golfo del Tonchino inventato dalla CIA, non ci fu mai quell'attacco. E le armi di distruzione di massa in Iraq presenti alla vigilia dell'intervento americano nel 2003 non c'erano. Balle su balle raccontate da Colin Powell, che mostrava quella provetta al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e poi propagandate da tutti i giornaloni, a cominciare dal New York Times, quindi anche giornali così importanti. Dunque, se ci hanno mentito sulle due guerre più distruttive dalla seconda guerra mondiale in poi, credete che non ci stiano mentendo rispetto alla guerra in Ucraina o appunto rispetto al massacro di Gaza? Che non ci abbiano anche mentito sul 7 ottobre, perché io non credo a tutto quello che, a tutta la versione israeliana, e questo non fa di me uno che giustifica minimamente. Io sono andato a parlare con bambini nei campi profughi palestinesi in Giordania, dove tra l'altro la realtà socio-economica è decisamente diversa, bambini che fino all'altro ieri sognavano di diventare cittadini giordani, perché i discendenti da coloro che sono fuggiti dalla Palestina durante la prima Nakba hanno la cittadinanza giordana. Coloro che sono fuggiti dalla guerra dei sei giorni in poi, no, senza diritti, eccetera. Ecco, prima sognavano la cittadinanza, oggi sognano di prendere un fucile e di andare a combattere con Hamas contro gli invasori israeliani. Piaccia o non piaccia, questa è una verità che va raccontata, come andava raccontato il supporto che c'era verso Putin mentre i giornaloni italiani parlavano di Putin pronto alla defenestrazione, vittima di non lo so quante patologie, i russi che combattevano con le pale, i soldati russi che smontavano frigoriferi per trovare la tecnologia da utilizzare dal punto di vista militare. Tutte balle che servivano appunto a convincerci della giustezza della strategia in Ucraina, o ci servono oggi a convincere chi si fa ancora convincere del fatto appunto che Israele si stia difendendo? Nulla, sono balle supportate appunto dalla campagna di stampa, da quella scorta mediatica che viene garantita appunto ai paesi del cosiddetto blocco occidentale, da questo sistema di informazione che non informa più. E lo vediamo anche in Italia, e lo vediamo anche dalla partecipazione a questi eventi, lo vediamo dal successo di coloro che osano sfidare il pensiero dominante, e da quanto vengono poi criminalizzati, colpevolizzati. Un tempo chi si è scontrato, chi non voleva la guerra in Afghanistan era filo talebano, ve lo ricordate? Poi era filo Saddam Hussein, poi ti piace Gheddafi, poi grazie ad Assange abbiamo saputo anche le reali motivazioni dell'intervento militare in Libia, che è portato avanti grazie anche al peggiore presidente della storia della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, a Berlusconi e a quest'altri serdi che continuano a governarci, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, secondo carico dello Stato. Guerra grazie. Realizzata per fare un favore a Sarkozy, alla Total, colpire un alleato dei russi. Questa è la realtà. Figuratevi se gli interessavano i diritti umani e i comportamenti di Gheddafi. E tutta quella storia la vediamo, è sempre la stessa, così come la guerra in Ucraina è oggi: narrazione bellicista, menzogne su menzogne per giustificare determinati crimini che sono guardate, io cerco sempre, poi concludo, cerco sempre, anche quando non avrei voglia di svegliarmi di notte, di rispondere a mail, perché mi scrivono da diversi mesi direttamente da Gaza, perché alcuni interventi che ho fatto sono stati tradotti da Al Jazeera, sono finiti nel mondo arabo, dunque mi scrivono direttamente da Gaza e mi chiedono: ti prego pubblica questa roba qua. Io non la vorrei pubblicare perché poi non ci dormo. L'altro, qualche giorno fa, ho visto l'immagine di un bambino, sembrava mio figlio, pensavo a finalmente un sopravvissuto, perché non aveva i detriti addosso che chiaramente provocati dalle bombe intelligenti israeliane, eccetera. Dietro la faccia non aveva più la testa. Due bambini che sembrano che dormono da un terrazzo di una casa bombardata, ammazzati. Quei due gemellini, il padre era andato a registrarli, a registrare la nascita, torna dall'anagrafe, o meglio dall'ufficio che sostituisce l'anagrafe, perché l'anagrafe gli israeliani l'hanno bombardata dopo 3 giorni, dopo il 7 ottobre, 3 giorni dopo hanno distrutto l'anagrafe. Questa è la logica, no? Anche per evitare di diffondere determinate informazioni. Torna a casa, moglie e due bambini ammazzati da un missile israeliano chirurgico infilato nel terzo piano di dei pochi palazzi appunto rimasti in piedi. Così hanno fatto su tutto, così fanno in Libano quando colpiscono i giornalisti in Libano, nel sud del Libano, così fanno in Cisgiordania, ripeto, perché l'obiettivo è spingere ad andatevene via, perché abbiamo diritto divino su quella terra lì. Questa è la mentalità di oggi, non di tutta la società israeliana, ma di una fetta consistente. E dare la colpa solo e esclusivamente a Netanyahu è il giochetto comodo dei politici e dei giornalisti pavidi di oggi, anche del Partito Democratico, il partito più ipocrita che c'è in Italia, che sta zitto da mesi e poi ama Netanyahu di estrema destra, andiamo contro. Facile, comodo, non è vero, non è vero, non è che Netanyahu arriva da Marte.
lo vuole una parte consistente. C'è gente che protesta contro Netanyahu, allora, protestava pure prima il 7 ottobre, perché poi ci sono chiaramente notizie di corruzione, eccetera. Oggi scendono in piazza perché lo vogliono estromettere dal governo, giustamente, ma alcuni di loro non protestano contro il massacro dei palestinesi e non protestano contro la pulizia etnica in Cisgiordania, perché vorrebbero la creazione di questa grande Israele. Concludo davvero dicendo che il fondamentalismo arabo è osceno, ma anche il fondamentalismo israeliano, il fondamentalismo ebraico, diciamo la logica quasi suprematista che oggi purtroppo è prevalente in Israele, dove insegnano ai bambini ad odiare gli arabi, a pensare tu sei superiore all'arabo e tu hai diritto divino appunto sulle terre degli arabi. E si vede da una cosa, da come sia stata coperta la manifestazione giovani israeliana a Gerusalemme, che gridavano, queste sono vittime pure giovani israeliani, vittime dell'odio, che gridavano morte agli arabi che picchiavano bambini a Gerusalemme Est, che picchiavano giornalisti, come è stata riportata dai mezzi di informazione? Se davvero questa immagine, queste informazioni fossero riportate, conosceremmo davvero la realtà. E Julian Assange diceva: se le guerre possono nascere dalle menzogne e se possono essere fermate dalla verità. Grazie. Gad. Anche l'intervento di Alessandro dimostra che su Gaza c'è una fortissima polarizzazione. Mi perdoni. Guardi. Allora, guardi, non ha detto questo, mi perdoni, ha detto sostengo che non crede alla... Sostengo che sia stato un ottimo pretesto per realizzare quello che hanno sempre pensato di voler realizzare. Mai che sia stato finto, e l'ho condannato in ogni modo, perché un bambino israeliano ammazzato, un civile israeliano ammazzato, è un'oscenità, un crimine terrificante. Questo signore evidentemente denota che o non comprende quello che viene detto, o evidentemente fa comodo tentare di giustificarsi, allora, in questo modo, è la dimostrazione, per evitare approfondimenti. Questa è la dimostrazione.